con Felice Bagnato. Ciao Felice. Ciao, piacere, è un piacere essere qui tra l'altro. Qui a Stabia Hall per la presentazione del film del... Con la storia dei fratelli Abbagnale. L'idea nasce un giorno, Gianluca De Martino, che è coautore e co-regista insieme del documentario, mi disse: guarda Felice, noi dobbiamo fare una cosa sui fratelli Abbagnale, perché non è possibile che non è mai stato fatto nulla su di loro, su due campioni così grandi, due campioni così internazionali del canottaggio. Io dissi: guarda Gianluca, è veramente una buona idea. E iniziamo appunto a scrivere il progetto, a scrivere l'idea, e ne abbiamo parlato con Giuseppe e Carmine, e loro hanno accettato insomma il progetto, e poi da lì si è sviluppato in avanti fino a diventare il documentario che oggi ci apprestiamo a vedere. Capo, buonasera, piacere di incontrarti finalmente, anche se ci vediamo tutte le mattine quando camminiamo. Timoniere mondiale dei due con Giuseppe e Carmine Abbagnale, le emozioni che in questo momento stai provando? Queste iniziative non fanno altro che bene allo sport e nello stesso momento anche alla città e un po' a tutti, a prescindere, perché sono quelle cose che danno stimolo alle persone, oltre che ai giovani, che esiste un qualcosa di positivo. Giuseppe Bagnale, qual è la sensazione che stai provando in questo momento? Ma sensazione più che altro è vedere nel volto della gente la curiosità di visionare questo prodotto e magari cercare di carpire la loro impressione, nel bene e nel male. Nel solo nominarvi fratelloni Carmine Giuseppe Bagnale mi viene in mente Giampiero Galeazzi. Beh, Giampiero è stato naturalmente, oltre ad essere stato un grandissimo giornalista, innovatore per certi aspetti, questo è riduttivo che io lo descriva. Giampiero è stato naturalmente importante non solo per l'ambito sportivo, ma anche e soprattutto per il canottaggio, in quanto penso la stragrande maggioranza delle nostre vittorie è stata da lui commentato. E si è creato un binomio oggi ancora inscindibile. Dicevano gli antichi, per raccontare un grande evento c'è bisogno anche di un grande cantore, e in questo sicuramente Giampiero è stato superbo. Ciao Nicola D'Auria, uno dei fondatori di questa prima edizione, con Ciro Sorrentino. Salve. Salve a tutti, buonasera, è un piacere avervi qui con noi alla prima edizione dell'International Sport Film Festival, un festival cinematografico interamente dedicato alle opere cinematografiche che parlano prettamente di sport, e siamo molto felici del risultato del primo anno della prima edizione, perché abbiamo 73 opere iscritte che rappresentano 26 nazioni e i sport più disparati. I film in gara mettono in scena e offrono un ritratto della situazione internazionale dello sport, sia agonistico che amatoriale, nonché delle difficoltà della disabilità e l'avvicinamento allo sport. Mi sto occupando dei progetti per i giovani del Circo Nautico Stabia, in particolare per il canottaggio. Stiamo andando nelle scuole appunto per valorizzare il canottaggio, per far comprendere al meglio questa disciplina che è molto formativa. Crediamo molto nel filotto scuola, sport e famiglia, proprio per le nuove generazioni. Pensiamo che abbia una valenza abbastanza alta. Stasera è una bellissima serata, emozionante, anche se già ho visto nella prima presentazione a Napoli il documentario, bellissimo,
con gioia, portando anche altri soci. Stasera sto qua con gli Abbagnale e con tutti gli amici del canottaggio.